Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Pareggio per 1-1 tra Genoa e Bologna nell'anticipo della 19ª giornata del campionato di Serie A. Reti nel primo tempo per il grifone di Gudmundsson e pareggio 95esimo per il Bologna di De Silvestri, subentrato nella ripresa. Che dire, pareggio giusto, anche perché primo tempo c'è stata solo una squadra in campo ed è stato il Genoa che ha tenuto bene il campo nonostante le assenze, mancavano Strootman, Bani e De Winter, tutti e tre influenzati, e mancava anche Torsby che si è fatto male al polpaccio in allenamento, e il Genoa ha tenuto bene il campo, è passato giustamente vantaggio con un calcio di punizione di Gudmundsson a giro, e si è conclusa così la prima frazione senza grosse occasioni anche da parte del Bologna, che ha tirato in porta solo una volta alto e niente di più. Nella ripresa gli uomini di Thiago Motta ci hanno dato dentro, è entrato soprattutto Salemaker e De Silvestri che hanno cambiato la partita. Il Genoa è arretrato, dico giustamente, anche perché non aveva cambi per le varie defezioni, e negli ultimi 10 minuti era proprio un assedio totale, e ci sono state l'occasione da parte del Bologna con grandissime parate del portiere Martinez, soprattutto su Calafiori, un tiro dal limite dell'area, l'incrocio ha fatto un paratone e il gol era nell'aria. Peccato, è arrivato al 95esimo, ennesima volta che il Genoa subisce gol nel recupero, però questa volta non si può dire niente, mentre le altre volte si subiva gol nel recupero quando gli altri proprio non tiravano in porta, le altre squadre 0. Qua il Bologna ha avuto tre occasionissime prima del gol, va bene così. Poi era il 95esimo, 7 minuti di recupero, all'ultimo minuto Frendrup viene atterrato fuori dall'area di rigore, punizione di Gudmundsson, becca la traversa e è finita 1-1. Peccato, potevano essere 3 punti importantissimi, però va benissimo così, si chiude il girone d'andata con 21 punti, ottimo per una neopromossa, sei proprio in zona salvezza, zona tranquilla, poi la squadra è forte, si vede, poi rientreranno, oggi ha giocato 15 minuti Reteghi e si vede che ancora non è in forma, era fermo, ma lo si può capire, è stato mesi fuori. Poi ha giocato Messias, terzino sinistro sulla fascia, ha giocato molto molto bene e niente. Poi volevo dire una cosa prima di chiudere: oggi è uscita la notizia che il Genoa rischia una penalizzazione da 1 o 3 punti perché ha mandato la documentazione dell'IRPEF in ritardo, ma secondo me è un grave errore, perché a quei livelli no, non devi fare di questi errori, ma pare che ci sia stato proprio un errore di un'impiegata, non ho capito bene, che l'ha mandato in ritardo. I pagamenti ci sono stati nei termini, e l'unica cosa è che la documentazione è arrivata in ritardo alla Covisoc, che ha mandato tutto alla Procura federale, e adesso hanno fatto le indagini. Il presidente Zarrillo ha già rassicurato tutti noi tifosi di stare tranquilli, anche perché i pagamenti ci sono stati, per un errore sono arrivati in ritardo, non è che puoi prendere una penalizzazione perché sono arrivati in ritardo, l'importante è che tu hai pagato, i pagamenti ci sono stati, nessun problema. Sarebbe anche un peccato prendere una penalizzazione dopo un campionato che stai facendo, un campionato bellissimo. Adesso attendiamo la Procura federale, siamo fiduciosi, dalle prime notizie che erano uscite erano drammatiche, con l'articolo che era uscito, se non sbaglio, sulla Gazzetta, poi ne ha parlato anche gli altri siti, si parlava di penalizzazione quasi sicura, però dalle ultime notizie, anche dopo le parole del presidente, gli animi si sono un po' calmati e sembra che si vada per un'ammenda giusta, una multa, oppure l'archiviazione. Al massimo, secondo me, al massimo se possono dare punti di penalizzazione, poi si può anche patteggiare, prendere un punto di penalizzazione, però non credo che il Genoa patteggerà, non lo so per la verità, però sono
sono errori che non si devono fare, soprattutto dopo l'anno scorso, però l'anno scorso si era pagato in ritardo e il Genoa aveva pateggiato, si era preso un punto di penalizzazione, però si era pagato in ritardo, invece qua si è pagato nei termini e adesso aspettiamo cosa decide la Procura federale, rimaniamo fiduciosi e vi terrò aggiornato. Con questo vi saluto, un saluto al prossimo Marco, la prossima partita in casa col Torino, sabato prossimo. Ciao da tutti.